Ok ragazzi, rieccoci su Undercover. Ho sbagliato tasto. Ok. Allora, abbiamo due lavori da fare. Consegna speciale e... Dov'è? Ah, questo. Merdanca. Non riesco a centrare. Oh, oggetto rovente. Oggetto rovente. Perché no? Auto rovente. Facciamo prima questo. Non mi fido dell'altro. Allora, aspettate che metto in silenzioso il telefono. C'è in vibrazione almeno comunque. Grazie, telefono. Ora sì che sei andato in vibrazione. Ok, che auto guideremo? Caricamento. Ma ancora sta macchina, ma è la stessa di prima. Ehi, bello, una cosina che abbiamo preso in prestito da un'altra banda. Abbiamo solo pochi minuti per portarla al fiume. Ancora sta cazzo di fermata dei camion, dai, andiamo. Come cazzo? Oddio, mi sono inceppato con le marce. Ma non è che un neopatentato. Pare che tu abbia LOL. No, non mi devi rompere il cazzo. No, 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 ciao. Ma vaffanculo. Ciao. Come fanno a essere più veloci di me? Che hanno delle macchine belle, perché io amo quella Lexus. Stai calmo, zio. Ah. Stai calmo, cazzo. E stai calmo pure tu, perché mi stai in culo, cazzo. Mi metto su una pressione alla Madonna. Non rallentare, puttana troia. Aia. Unità di Santa Fisa, attenzione. Pure? Sono stati appena segnalati in direzione ovest. Sulla Pure Mountain la pula, Highway, no, abbiamo dai, ritardo di carico scusami, io ho un batterie. minuto e mezzo per fare sta roba. Io vedo che non abbiamo tutto questo tempo. Porco. Ma un cazzo di noce su ste macchine mai, eh? È lenta sta macchina. Dammi la mia Mustang, ero già arrivato, cazzo. Ma non è che adesso arrivo lì e mi dice devi seminare. Chi mangia il mio tavolo? Va bene, vorrà dire che mangerò il tuo tavolo. Minchia, la mia auto, che quella macchina lì era lenta e non è che mi piacesse molto. Cioè, in sé mi piace, la odio, ma quella no. Devi tirare via il telefono da qua prima che quando vibra. Che auto è stavolta? Ah, questa mi piace. Mercedes qua mi piace. Andiamo, andiamo. Ma non fa sto rumore sta macchina là davanti. Sì, nord. Forse che curva, ragazzi. Ancora rompi il cazzo. Sto andando. Merda, sto andando a fanculo. Già arrivato. Cosa? Fuggi dalla culo. So distruggerla. Ma che cazzo? Mica che rincoglionito. Bella comunque questa macchina. Oh, molto più bella questa che la. Ma com'è possibile? Attenzione, auto a di seguimento. Le unità federali sono in arrivo. L'ordine vi riceverà quando Ciao. saranno pronto. Oh no. Abbiamo un blocco al fratello in attesa davanti a voi.
ha evitato il blocco stradale, è ancora in corsa, ancora in fuga. Rodo, troia. Ma che cazzo? Lo so che mi sono ancora addosso, bella. Mica che nervoso. Non riesco a stargli dietro, mi sta seminando. Sì, no, no, inculati. Non vedo il veicolo, lo stiamo perdendo. Stanno troia, sto andando su. Abbiamo un blocco stradale davanti al codice 6 in vista, gli sono di nuovo. Blocco stradale del cazzo. Dai, via. Sospetto in direzione sud, ma chi sai? Minchia. Scherzi. È brutto il motore. Oh, ho preso al volo. Ma non ci credo che dai, guardatelo. È più veloce di me col SUV. Hai ancora gli sbirri alle costole, baby. Sì, ma tua madre però, cioè. Ma quanti cazzo di sbirri ci sono? Puttana troia. Che cazzo di polizia c'è? Eppure sì, no, vabbè. Chiama anche Trevor e Franklin e Michael di GTA, eh. Raccomando. Ma metti la prima e vai, cazzo. Fatelo proseguire in questa direzione, c'è un blocco stradale pronto. Cazzo. Minchia, lo stavo per uccidere. Grande mucchiata qua. Ma anche su Pornhub si vedono ste orge. Avete minchia, vi staccate dal cazzo. Puttana troia. Ma vai in culo. Ma quanta cazzo di pulizia c'è? Ma stiamo scherzando? Vaffanculo. Ostacoli sulla strada, ripeto, abbiamo ostacoli sulla strada. Vedrete che adesso arriva una mucchiata da Le strade richiedo più copertura sulla mia posizione. Unità 30 richiedo copertura. Ma non è possibile questo. Corrispondenza. Restate in linea centrale, controllo la. Oh, minchia, alleluia, cazzo di. Ma non abbiamo ancora finito qui. Ora siamo io e te, tigre. Come io e te, tigre. Minchia, che bel mare laggante. Lamborghini. Tette. Ascolta. So che fa cagare, però. Hector mi ha detto che Zack si è imbarcato in un affare senza il suo ok. Hector era furioso. Prima non avevo dato peso alla questione, ma adesso che sono scomparsi, pensi che ci sia un collegamento? Chiamami. Ma come in un... No, ma scusami, Hector è in prigione, come ha fatto a chiamarla? Dai, canchero. Canchero. Non fare il canchero. Ok, basta. Checkpoint. Beh, checkpoint livello master. Ho sbloccato qualche garage. Non so che cos'è, auto livello 2, no. Ok, niente. Peccato, peccato. Proviamo a fare sto checkpoint. Guardate che bella che è la nostra Shelby, ragazzi. Sempre fantastico. Però sarebbe ancora più bella se sbloccassi il kit carrozzeria white body. Mamma mia, era tanta roba, però purtroppo è bloccato ancora. Guardatevi che è una figata. Appena lo sblocco vedrete che figata. C'ho il sole in faccia, non vedo una sega, però vabbè. Taglio. Curva perfetta, anche perché penso che sia la curva più facile di tutto il gioco. È una delle curve più facili. No, ho sbagliato, perché ho mollato la... Ehi, che fa... Oh, che cazzo!
Madonna, che sono lisciato, ragazzi. Che gara stiamo facendo? Non dirlo troppo al pronuncio. Ti stavo già sbagliando, ma shh. Un casino di giochi che vi vorrei portare, ragazzi, spero finisce una serie così porto qualcosa giustamente. Che novità, eh? Vi annuncio sempre delle grandi novità ogni video proprio, orca boia. No, che sono un po', cioè ho proprio l'imbarazzo della scelta, cazzo curva. Io non so che minchia portarvi a questo problema. Quanta voglia. Questa gara è già vinta. E no, non è vero. Comunque mi rode troppo il culo. Infatti ho dovuto disinstallare Carbon praticamente, perché non va più, non va più. Sarà un mese che non va, è un mese che provo a farlo andare e ci ho rinunciato. Ho cercato anche su internet, ma ho fatto tutti i consigli che ho trovato, ma niente. Quindi penso che se dovesse venire in mente di portarvi la serie, lo cracco. Con un minuto di vantaggio, con un minuto di cazzo vantaggio in una gara master, cioè. Io veramente... Non so dov'è. I servizi lo cercano. Dobbiamo lasciarli sbrigare i loro affari mentre noi sbrighiamo i nostri. Ok, quindi cosa devo fare? Cosa devo fare? Zio? Devo andare ancora a pigliare Hector, basta. Non ci sono lavori, o no? Qua non c'è niente. Qua? Ma c'è un cazzo! Ma cosa spari? Porca boia. Un'altra gara master, quasi quasi faccio anche questo. Oggi vado giù di gara master. Sì, dai, va. Dai, va là, dai, va là. Mi divertono le gare master. Beh, oddio. Mi fanno anche girare un po' il capo. Però divertono voi, quindi va bene. Non sei buono e non sei cattivo. Sei un coglione. 50 milioni di Lamborghini ci sono. Va. 3 Lamborghini. Non 4, 2 Nissan, una Corvette, la solita cazzo di BMW che rompe le palle. Levati. Ma porca puttana, mica sta cazzo di Corvette, fatemi riavviare. Mica sta Corvette. Oh, il bello che la Corvette è andata addosso alla macchina, capito? Ed è andata addosso a me. Io mi sono sfasciato vivo, non so fatto un cazzo. Allucinante. Oh. Ancora? Ehi, che sta Corvette? Oh. La figlia lo sfascio poi. Cazzo. No! Micchia, ma si può essere così pirla? Dai, sono qua avanti, non si riesco. Adesso il terzo. Micchia, ma porca troia, oh. È assurdo, eh. Ma che scherzi. Scusa zio, non l'ho fatto apposta, giuro. Ma che cazzo. Dai, micchia. Allora chiariamoci. Perché qui è un bordello, cioè, ma perché questo c'ha la retro? Oddio, hanno tutti la retro. Dove va? Mi stava venendo in faccia. Nel senso. Nel senso di. Vabbè, lascia perdere. Ancora. Non rompere le palle. Le palle. Da buoni. Cazzo, curva però. Dio.
Porca troia! Oh, che incazzo, raga! Ci sono 3 giri di sta gara, 3! Porca troia, se non cambio le marce, Mara! Ma perché si bug quando... Io che odio, come test drive al limite 2, che quando fai i salti si bugga tutto, vedi che rimbalza com'è. La strada, vaffanculo. No, piano lì a destra. Mica li ho sentiti arrivare a bestia. Dai. Oh. Questo giro è andato di merda. Cerchiamo di far andare bene gli altri. Sempre più veloci di me, quindi sono senza parole, ragazzi, io sono senza parole. Giro fatto. Il problema è il primo giro. No, aspetta, non cazzo, è vero. Che cazzo di saltini? Ho detto saltini, non salvini o cose varie. Prima di un dislike grafico. Ha detto salvini! Non so che cazzo sto dicendo, ragazzi. Ci sta attaccato al culo, porco. Ecco, guarda, no? Dov'è? Ah, ok, si è allontanato. Non dovevo mai essere superato. Stavo cagando. No, mi sono cagato anche adesso perché credevo di aver perso la scorciatoia invece qua. Cazzo, vai, ci abbiamo attaccati al culo. Dai, mamma mia. Oh, minchia, mi è salito l'incazzo all'inizio, ma ce l'abbiamo fatta. Oh, si è saliti di livello, grande. Ok, andiamo, va. Nessuno ha chiamato. Oh my god. Mamma mia, ragazzi, adesso ci divertiamo. Porca puttana. Mo so cazzi, eh. Mo spacchiamo il culo tutti, basta. Cioè, voglio il kit carrozzeria. Porca troia, voglio il kit carrozzeria. Dov'è il nuovo garage? Non c'è il nuovo garage. Vabbè, però l'importante è che ho sbloccato. Ah, sì, è qua. Qua, pezzi pro. Vai lì, porca boia. Allora, cos'era? Estetica, mi pare. Elaborazioni. Carrozzeria. Ti prego, dimmi che l'ho sbloccata. Sì, l'ho sbloccata. Guardate quanto è figa così, cazzo. È bellissima. Cos'è? Così, mamma mia, ragazzi, è troppo bella. Fatemi però vedere un po' l'orografia, in culo ti le tengo questa che è bellissima. Fatemi vedere un po', sono un coglione perché devo andare lì. Allora, i cerchioni volevo vedere. Ah, anche il cofano, però che merda, questo non è malvagio, eh. Però qui c'ho anche il coso della Shelby, sti cazzi.
Oh mio Dio, ma dietro è bruttissima. No, ragazzi, dietro è bruttissima, però, non si può vedere. Cioè, dietro non si può vedere, ma porca troia, fatemi. Forse perché ho fatto io il coglione qua, qualcosa. Lo tengo a zero, vediamo com'è. Spero che non sia così brutta se la tengo a zero, perché sennò. No, c'è cioè dietro è brutta, ragazzi. Ma qui ti ho detto di comprare. No, scusa. Ma non erano questi? Erano questi quelli là. E dai. A questo punto se la devo tenere così, almeno un alettone ci sta. Però che sia, questo è carino. Dai, questo. Ma che. Però cazzo, davanti è troppo bello. Che palle. Vabbè, vediamo un attimo i cerchioni perché. Essendo una muscle car, volevo mettergli qualcosa di figo. Ma a quanto pare non riesco a trovarlo, perché c'erano i cerchioni fighi, mi ricordo. Mi ricordo come. No, è balzata giù dalla finestra, dico, si è messo davanti alla porta e non riesce più a allontanarmi. Si vede che la mamma sta tornando, non lo so, ha fatto lo scherzo che. Ma come fa a saperlo? Non lo so. Ma lo fa sempre, eh? Boh, ma sì, lascialo qui. Vediamo questo un po'. Nah. Questi non erano malvagi sulla Mustang, ci stanno bene. Però aspettate un attimo. Ecco. Fighi questi. Quindi metto questi. Ma perché va giù da so? Micchia. Così. Cinquanta. Ah, c'è altra roba. No, questo lo lascio così. Allora, facciamo qui dietro. Al massimo, assolutamente. Quanto avevo fatto lì? Mi ricordo più, 30 avevo fatto. Ok, ci sbaccio 100. Ma sì, fanculo, tanto oramai l'ho fatta tamarrissima. Che figa però, aspettate. L'unica cosa. Ah sì, volevo fare un'ultima roba. Era questa. Fare non metallico però e ma neanche così non è che mi vada molto un po' più scuro facciamo ecco così e anche qua ma che cazzo sono uguali davvero? Sono qua. Ma no, perché devo annullare le. Questa, no? Ok. Proviamolo un attimo.
Quasi quasi mi farei anche una gara. Facciamoci una gara allora. Abbiamo qualche Grandmaster? Come no? No, dai, non abbiamo gare master. E cosa facciamo allora? Facciamo una battaglia in autostrada per concludere il video, dai, fanculo. Da un po' che non le faccio. Contro che macchina sarò? Tanto oramai è diventata una bestia questa macchina. R8? R8 però, attenzione, perché l'R8 tarella sui nervoschi. Infatti più veloce, merda. Guarda questo. Però sbagliato marcia. Scusi. Così mica devo imparare a cambiare le marce adesso. Oddio, guardate, velocità. No, vabbè, si sì, sono. Oddio ragazzi, io non riesco più a controllarlo, non so perché. Devo preoccuparmi. Sì, ho vinto, cazzo, ma... Ah, vabbè. Sei un maledetto campione. Chi? Fantastico. Ma chi? Cazzo ride Allora, quello, faccio a tossico. mi è appena capitato per le mani un impegno, un affare molto importante. E tu sei quello giusto per portarlo a termine. Il cliente mi ha chiesto di recuperare 6 auto e vuole esattamente quelle. Il problema è che le vuole spedite con il prossimo carico. Quindi abbiamo 48 ore, o ci riusciamo o perdiamo tutto. È roba per me! Sta zitto, Michael. Rose ti darà tutti i dettagli. Ma perché mi fissa sta cazzo di quarantenne? Port Crescent, sede di uno dei più grandi porti del mondo. Ma attenzione, non ficcarti nei guai. Ah. Cosa dovrei fare quindi, no? Completa il lavoro per giù, c'è poco tempo. Se non si fa qualcosa su quel carico, la traccia si raffredderà. Quindi ragazzi, nella prossima puntata abbiamo da fare cosa? Cosa? Ci sono veramente 6 lavori da fare? No, sono solo 4, ok. Sono solo 4, fatemi vedere bene. Lavori 1, 3, 0, 0, ok, sono 4. Mi ero preso male, mica 6 lavori sono tanti. Oh, allora ragazzi, nella prossima puntata vorrà dire che ci dedicheremo ai cazzo di lavori. Spero che vi sia piaciuto, bella!